Preso! Stanno venendo su di qua, occhio. Bentornati Sparapallini, io sono Rico e questa è una delle tante partite che ho registrato al Junior Software Camp edizione 2021. Anche quest'anno è andato alla grande, abbiamo avuto tre turni da circa 65-70 persone, quindi tanti ragazzi, ed è stato super super come tutti gli anni. E niente, qua mi vedete nelle vesti di giocatore con fucile da sniper. Ormai io sto sempre di più prediligendo questo ruolo perché è proprio affine a quello che è la mia personalità, ai miei modi di muovermi, insomma lo apprezzo sempre di più. Quindi sostanzialmente quello che vedrete in questa partita è un movimento di una squadra di interdizione che era formata da una parte di noi dello staff del camp, in questo caso ero con un compagno, poi vedrete che comunque si modula nel tempo, ci sono alcune volte che sono da solo, insomma è tutto un po' particolare. Per chi non dovesse sapere che cos'è una squadra di interdizione, in pratica sono persone che si occupano di andare ad ostacolare i movimenti degli avversari e in alcuni casi, volendo, si possono creare anche delle alleanze. Infatti verso la fine di questo gameplay ci sarà appunto proprio un'alleanza con una delle due squadre, e questo tipo di alleanze lo si va ad effettuare nel momento in cui c'è diciamo un divario di punteggio molto elevato, quindi si cerca di aiutare la squadra che è in svantaggio. In questa partita sto utilizzando l'SSG10 A3 di Novrich, ormai divenuto il mio fucile da sniper definitivo, in quanto la sua scocca così leggera lo rende veramente comodissimo in tutte le evenienze. Il fatto che si possa piegare il calcio, non vi dico quanto mi sia tornato utile in un campo come questo, dove comunque bisogna infrattarsi, passare sotto a degli alberi, cunicoli, rocce, insomma è molto comodo piegare il calcio e riuscire a diciamo districarsi dalle situazioni un pochino più strette. E poi avevo un setup veramente leggero, avevo la tenuta della SOD, il jungle e un corpetto tattico fornito da MCX Custom Gear, veramente minimale, super low profile, molto molto comodo proprio per muoversi con un setup da sniper. E stavo usando la Midland CT990 come radio per comunicare. Ormai sto usando praticamente solo quella e mi ci trovo stra bene. Comunque, bando alle ciance, vi lascio al gameplay, nel caso intervengo ogni tanto giusto per spiegarvi che cosa sta accadendo. Buona visione! Sono rimasto in questo punto per parecchio tempo, chiaramente qui l'ho condensato in pochi minuti, perché l'ho trovato essere davvero molto molto coprente
perché c'erano tutte queste fronde che mi coprivano sui fianchi e anche dietro, e al contempo c'erano queste finestre naturali, questi buchi che mi permettevano appunto di sparare, perché bisogna chiaramente sempre stare molto attenti a non infrattarsi troppo, perché ok, magari non vi vedono, però poi quando sparate manco riuscite a far uscire i pallini, perché se è troppo fitto poi non passano o deviano, soprattutto se usate un bolt action, quindi non avete tempo di sparare più volte. Questo era parecchio lontano, non pensavo di prenderlo, ma tra un ramo e l'altro alla fine il pallino è passato. Preso! Aia! Preso! Mi avevano sparato proprio brutalmente in faccia in raffica. Ho sentito un po' male, quindi mi è venuto istintivo dirlo. Comunque hanno fatto un bel movimento, chiaramente erano in quattro, quindi prima o poi qualcuno mi avrebbe preso per forza. E qui invece comincio a fare un po' di movimenti insieme al buon Nito, Nito Software, che mi ha accompagnato, diciamo, una sorta di spotter in questo caso. E abbiamo fatto dei movimenti interessanti, ci siamo divertiti e diciamo che da qui in poi sarò con lui, quindi vedrete le nostre fantastiche azioni nel bosco di Canalzei. Quindi vi lascio di nuovo al video. Sono ritornati di là. Però perché sono andati di là? Perché stanno andando di là? Non so, sono colpiti e stanno andando a rispondere. Ah, beh, è vero. Stanno andando di là. Ok. Grande Nito. Qui è stato fighissimo perché io ho colpito uno e Nito ha colpito l'altro che era subito dietro, e abbiamo fatto proprio un'azione simultanea, quasi neanche preparata praticamente. Libero, io taglio in obliquo di là così mi sgancio da... Come prima, sempre dritto lì? Sì, sì. Okay. Vado un po' più in là in modo che qui è zona calda, mi allontano e poi okay. Saliamo da dietro e andiamo verso. Ok. Qua io e Nito siamo ripartiti, anche perché andavamo e venivamo continuamente, non eravamo una presenza fissa perché altrimenti occhio, avrebbe dato un po' troppo fastidio. Poi una cosa che a me piace molto fare in questi casi con i ragazzi è colpirli solo quando li vedo magari belli scoperti, en plein air, così insomma c'è un po' più gusto per fargli capire insomma che dovrebbero stare un pelo più nascosti o comunque agire in maniera un pelo più tattica in certi contesti. Ricopernito, io rimango qua dietro dove eravamo prima perché ne ho preso uno e ce ne sono altri lì sopra, e da qua una bella visuale. Occhio, eh. Preso!
Vado, vai. Di solito la pistola non si utilizza così tanto, o meglio, io la uso pochissimo, ma quando si usa un bolt action è pressoché fondamentale. Infatti riuscite a fare un colpo semiautomatico e poi modelli come la MK23 silenziata, veramente, quando sparate non vi sente nessuno. È uno scontro face to face, sono 3-4 di là, 3-4 di qua. Certo. Se puoi, tira giù un po' di rossi. Così. Lascio stare questi? Sì, di là sono ben piazzati. Ok, allora devo stare attento a non farmi prendere, devo andare giù di qua. Viaggia giù basso, okay. Con il bordo fiume, così gli dai un po' una mano a questi. Tanto, guardato il tempo, vincono loro. Okay. Hanno 84 minuti rossi e 0 i blu. Merda. Perché non sono mai riusciti a riprenderla. Il tipo è tipo là da un'ora e ogni tanto ha il cambio di rinforzi così, quindi... Quello là che mi dicevi. Quello. Esatto, uno o due rimangono sempre. Ne tirano giù 3 o 4, okay. Ma poi arrivano i rinforzi. Adesso provo a vedere. Ripartiamo insieme. Faccio qua. Là c'è gente. Da questo momento ci siamo alleati con la squadra gialla, perché i rossi erano particolarmente in vantaggio. Infatti questa modalità di gioco per i ragazzi era dominio, quindi vinceva chi riusciva a tenere per più tempo un determinato dispositivo, che in questo caso era una valigetta tipo stile bomba, che però in questo caso era impostata per definire un punteggio dato da un pulsante, quindi semplicemente questo chi la conquistava dei premeva il pulsante e da lì partiva il timer e poi chiaramente uno doveva riuscire a riconquistarla. E quindi da questo momento in poi eravamo con i gialli e dovevamo riuscire a comunicare ai gialli che eravamo insieme a loro senza quindi farci colpire. E qua abbiamo fatto un avanzamento molto tattico perché erano tutti lì a difendere. Ricopernito, sono sceso giù verso il fiume così da coprirmi. Provo ad andare un po' avanti, circa 3, 6, 7 metri da te più avanti. Purtroppo da qui in poi non vedrete più l'inquadratura della scope cam, anche se in realtà non è che abbia fatto chissà quanti tiri da questa postazione, però purtroppo mi si era scaricata la batteria e non avevo con me nemmeno un power bank, tantomeno un'altra batteria, se no l'avrei sostituita. E quindi niente, volevo giusto dirvi questo. No, se hai una buona visuale prendilo, perché io vedo solo la testa da qua.
sono con voi, vi sto dando supporto. A noi? Sì, sì. Okay. Occhio, allora là sopra, dritto davanti a me, c'è uno che sbuca con l'elmetto. Ma te non sei ricco? Sì. 50 a me, con... diamo supporto a voi perché loro sono in vantaggio assurdo. Assurdo? Mi devo triggerare male? Sì. Ok. Ma io sono alfa. Occhio però perché sono tutti là, eh. Cioè, sono tutti appostati come delle civette. Ok, la bandiera alfa dov'è? La bandiera alfa sarà là in fondo, ma qui c'è la bomba. Non mi interessa la bomba, io voglio le bandiere. Allora dovete andarla in fondo. Facciamo punti molto più in fretta. Hai tempo? Ma finisce alle 7, adesso sono... avete una mezz'oretta. Ricco Pernito, com'è la situazione lì? Io qua sono in stallo, cioè ho visto uno ma è un po' lontano e sbuca solo con la testa. Allora, rispetto alla bomba, quindi se tu guardi direzione hotel, ce l'hai sulla montagna che sale su a destra ed è praticamente davanti a voi a circa 40 metri, altezza 10 metri scarsi. E qui, ahimè, i rossi hanno fatto un bel aggiramento, yes, e alla fine mi hanno colpito. Però in realtà io pensavo fossero dei gialli, quindi ero rimasto fermo. Vabbè. Ehi ragazzi, occhio a non fare blu su blu, sono vostri questi qua, eh. Che squadra siete voi? Alfa. Sono io, Nicolò. No, ha sparato a me. No, io pensavo che lui fosse uno dei Delta e dei Charlie, perché mi ero alleato con loro, se no se lo sapevo. Il video finisce qui e questo era solo il primo di una serie di video legati al Junior Software Camp e come al solito noi ci vediamo prossimo lunedì alle 18, sempre qui sul canale. Ciao a tutti. Surprised at all.